Sai, in questo periodo... Farina bianca, cannella, melassa, zucchero di canna. Scusa, Emily, perché non compri la casetta precotta invece di fare questa faticaccia ogni anno? Ah? Dovrei comprare un prefabbricato con gli gnomi di pan pepato. Mia figlia mi rinnegherebbe. Buon Natale! Buon Natale! Ciao, signora Spengler! Ciao, bambini! Guarda! Non è abbastanza ripido! Oggi ho ricevuto il regalo di Natale di zia Miriam. Una cassetta di ananas. Io di pompelmi. Beh, almeno quest'anno ha cambiato. Chissà perché si ostina a farlo. Vive nel Wisconsin. Forse è per ricordarci che siamo una famiglia. Allora, hai preso una decisione per la tua società? Non lo so, Charles. È un buon affare, l'offerta è ottima. Devi accettare. Senza offesa, sei l'ultimo a cui chiederei consigli su questioni di affari. Magari hai anche ragione. E il tuo libro? In alto mare. Ho già sforato i tempi di consegna. Sei bloccato? Arenato. Qual è il problema? Ah, non lo so. Il libro è finito, ma c'è qualcosa che non va. Spero di riuscire a sistemarlo durante le vacanze di Natale. Se capissi cosa non va... Va via per un po'. E dove? Ma un posto tranquillo, senza distrazioni. Ciao. Può essere una buona idea. Sì, lavorare in pace, senza il casino del Natale. E senza dire a nessuno dove vai. Specialmente al tuo editore. Trova un sito dove fanno lo scambio di case. No, non mi va. Vado in albergo. Non puoi scrivere in un albergo. Ci vuole spazio per passeggiare su e giù. Hai ragione. Come sempre. E tu che farai da solo a Natale? Quello che farei con te. Cibo cinese e TV. Mangiando ananas. Li odio. Perché non facciamo a cambio? No, anch'io li odio. Mi dispiace lasciarti solo. Ehi, tu devi lavorare e io anche. Non siamo sentimentali in famiglia. Già, dimenticavo. Sì, Babbo Natale arriva dopo il dessert e distribuisce i portachiavi, esatto. No, quest'anno non sarà ubriaco, no, giuro. Elfi che danzano. No, qui la fattura e non si parla di elfi che danzano. Eh sì, beh, qui non c'è scritto. Gliela rimando? Ah! Pronto? No, deve scusarmi, è che... No, non è lei, è il mio ex marito. Va bene, mi dica, da dove dovrei tirarli fuori, secondo lei, gli elfi danzanti? Pronto? Ehi! Hey, ciao! Puoi dare questo a Todd? Grazie. Che fai? Cerco un posto per studiare. E tu che fai? Faccio proprio il contrario. Allora, l'hai detto a tua madre? Non ancora. Sei sicura di voler venire? Sì! Perché lei te la mette come una cosa melodrammatica. Parlo del Natale. Non gliene faccio una colpa. I primi due Natali senza papà sono stati duri per lei, però è anche vero che non sono mai andata fuori, o a casa o a scuola. Già. Mai fatto un viaggio per non lasciarla sola, ma quest'anno lo faccio. Mi tratta ancora come se fossi alle elementari, mi chiama 5 volte al giorno. Ma anche tu la chiami 10 volte al giorno. È diverso. No, è lo stesso. Visto? Lupus in fabula. La richiamo poi. Allora, tu studia, io passo dopo. Va bene. Ciao. Ciao.
Che c'è? Mi stai evitando? No, ero occupata. Hai letto la mia mail? Sì. E non mi interessa un evento per single ultra quarantenne. Ma sembra carino, dai, buttati! Heather... È che non mi sento... single, va bene? Lo so che è dura, mamma, ma... quanto durerà? Mi piacerebbe saperlo. Allora hai prenotato il volo? Mamma, sono stanca e questo viaggio da una parte all'altra del paese per stare 2 giorni mi sembra che non abbia senso. Qui non si tratta di fare un viaggio per 2 giorni qualsiasi, è il giorno di Natale. Lo so che è Natale, ma... Ho capito di che si tratta. È perché non ti ho comprato il pony che desideravi, non è vero? Mamma, hai 1 milione di amici, qualcuno ti inviterà a cena. Ma ho già preso tutto per la casetta di Pan Pepato. Ho 21 anni, mamma. Ho ricomprato La vita è meravigliosa. Passo lì tutte le vacanze. Almeno una volta posso stare per conto mio. Lasciami vivere. Per favore. Dimmi. Quale sarà esattamente la tua cena di Natale? Burritos al microonde? Starò qui e mi riposerò un po'. Starò bene. D'accordo, fa quello che ti senti di fare. È soltanto per quest'anno, mamma. Ho capito. Ci sentiamo domani. Buonanotte. Ecco, gliel'ho detto. Gliel'ho detto. Sì? Come l'ha presa? Beh, mi ha fatto sentire in colpa. E sa che vieni con me? Non proprio. Dovresti essere un po' più autonoma. Lo so. Ehi, mi fai un favore? Sì. Puoi lasciarla a casa. D'accordo. Pronto? Non ti ho mica svegliata. Ciao, no, sono ancora in ufficio. Conosci un gruppo che fa la danza degli elfi, per caso? Purtroppo no. Che succede? Heather ha deciso che non viene a Natale. Oh, mi hai spaventata, credevo fosse una cosa seria. È una cosa seria. Emily, ha compiuto 21 anni. Me ne sono accorta. Sicura? A volte non sembra affatto. Andiamo, volevi fare la casetta di Pan Pepato con lei. Doveva essere una sorpresa. Tesoro, ormai ha la sua vita. È la stessa cosa che mi ha detto lei. Non la starai mica provando. Io e te ne abbiamo già parlato, mi sembra. Tu sei la mia unica amica e pensavo che mi avresti capita. Non puoi almeno fingere di capirmi? Scusami, è che sono un po' stressata, sai, con le vacanze. Ho capito, ci sentiamo. Ehi, va tutto bene? Sì, sto bene. Buonanotte. Notte. Sì. Casa Vittoriana Woodburn. Cara Emily, ho letto il tuo annuncio. La tua casa è stupenda e il periodo per me va benissimo. Pratico condominio a posto. Caro Charles, grazie per aver risposto immediatamente. Penso che troverai la casa molto accogliente. C'è anche uno studiolo sul retro. Potrebbe essere perfetto per scrivere indisturbato. Il mio condominio è centralissimo e dato che gli studenti sono in vacanza, questa zona della città ora è molto tranquilla, mentre in genere nel weekend è un po' turbolenta. Le tue referenze sono ottime. Spero che tu sia riuscito a contattare qualcuno per avere le mie. Ho insegnato alla scuola elementare per quasi 20 anni e non ho l'abitudine di organizzare festini scatenati. Ti ho inviato le chiavi, fammi sapere quando le ricevi. Ti mando via mail le istruzioni per l'allarme. Devi solo digitare il codice, non ci sono problemi. Qui non ci sono allarmi di cui preoccuparsi. La chiave è nel portico sul retro, sotto lo zerbino. Sinceramente nessuno a South Woodburn chiude la porta a chiave.
Non chiudete le porte a chiave. Wow, pensavo che succedesse solo nei film, in quelli vecchi. Beh, sono contento che siamo riusciti a metterci d'accordo. Spero che tua figlia sia felice della sorpresa. Sono sicura che lo sarà. I vicini verranno a dare un'occhiata e a chiederti se hai bisogno di qualcosa. In bocca al lupo per il tuo libro. Salve, sono Faith Kerrigan. Dovrei prenotare un biglietto di andata e ritorno per Seattle, con ritorno il 26. Ah, devo noleggiare un'auto? No. No, non mi serve l'hotel. Voglio fare una sorpresa a una vecchia amica. Ah, è mia madre. Svelta, l'aereo parte. Forza. Ciao, Ray. Sono io, il fratello senza cuore. Hai di nuovo il cellulare spento. Spero che ascolterai questo messaggio. Ho seguito il tuo consiglio e ora sono all'aeroporto. Sto scappando da tutto, specialmente dal Natale. Ti chiamo tra qualche giorno. Sono a Whoville, la città di Babbo Natale. Ho scelto troppo in fretta. Che gelo. Dovrò fare qualcosa qui. Perché abbiamo preso l'aereo? Potevamo venirci con la diligenza? La piscina è sul retro. Oh, oh, vieni a dare un'occhiata. Mamma! Sorpresa! Sono qui. Cosa? Sono qui? Qui dove? A Boston. Boston? Ma io non sono lì. Dove sei? Diciamo a Phoenix. Phoenix? Sei a Phoenix. Serve qualcosa? Io sono Sara, lui è Joy. Lui non parla con gli estranei. Buona regola, dovresti imitarlo. È stato un piacere. La signora Spengler ci ha detto di chiederle se le serve qualcosa. Ah, siete gentili, non mi serve niente, grazie. E ora ho molto da fare, moltissimo. Quindi, vi ringrazio. Facciamo un pupazzo di neve? Oggi no, grazie. Allora vuol dire che lo facciamo domani? Domani no. Neanche dopodomani. Tante grazie. Non lo voglio fare! Salve! Emily mi ha chiesto di venire a vedere se le serve qualcosa. Le ho portato dei biscotti. Mia... Li prenda! I biscotti, che gentile. Buon Natale. Grazie, anche a lei. Buon Natale.
Lo sai che ho attraversato tutto il paese? Potevi dirmelo. Non sarebbe stata una sorpresa? Detesto le sorprese. Tu dovevi essere sincera. Scusa, mamma, hai ragione. È che tu mi fai sentire in colpa. Heather, è Natale. E io volevo fare qualcosa di diverso. Solo per quest'anno, stare per conto mio. Va bene. Torni a casa ora. Quale casa? Ho fatto a cambio con un certo professor Charles Johnson. Johnson? Lo conosco. Abbiamo letto un suo libro a letteratura. Ah, davvero? Credo che il suo arredatore lavorasse per un ospedale psichiatrico prima, ma ce la farà. Dove sei a Phoenix, per saperlo? I nonni di Jason ci hanno prestato la loro casa. È veramente carina. Jason sarebbe il ragazzo con cui esci, esatto? Sì. Ah! Ho capito. Non cominciare. Non sto cominciando. Ti chiamo domani. Ciao. Ti chiamo io più tardi, ciao. Che Natale. Pronto? Buonasera, è il signor Ray Johnson? Sì. Pare che sia scattato l'allarme al 123 di West Cordova. Un agente sta andando sul posto. D'accordo, sì. Sarò lì fra 5 minuti. Signorina Kerrigan, mi dispiace, c'è un problema. La sua patente è scaduta a novembre. Cosa? Ma scherza? Mi dispiace, non le posso affittare un'auto se ha la patente scaduta. Andiamo, non può sorvolare su questo piccolo inconveniente tecnico. Io so guidare. Oh, non lo metto in dubbio. Bene, allora possiamo passarci sopra per questa volta? Mi dispiace, nessuno le affitterà un'automobile se non rinnova la patente. Lei ha ragione, però c'è un problema. Il fatto è che devo arrivare in un posto che è a 300 km. Mi dispiace, non posso aiutarla. Mi scusi. Chi è il prossimo? Prego. Le chiedo di fare un'eccezione. Senta, le manderò una fotocopia della patente appena l'avrò rinnovata. Per favore. Dobbiamo andare in un posto che si chiama Big Elk Lake. Avete una cartina? Salve! Conosco quel posto. Bene. In combinazione, io sto proprio andando in una cittadina che sta a 40 km da lì. Insomma, che cosa ne direste di un pieno gratis? Lei è il signor Johnson? Sì, sono io. Al momento... Mio fratello è fuori città e hanno chiamato me al sesto piano. Non si muova! No! È stata rilevata la presenza di un intruso nell'appartamento. Si identifichi. No, 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 io non sono un'intrusa, sono... Io qui sono un ospite. Posso provarvelo? Santa Claus e amici, il grande spettacolo del Polo Nord. Amici? L'altro sta facendo uno spot pubblicitario. Stupendo! Lavoriamo qui per 3 giorni. E ballate anche? Tip tap e classica, ho fatto la Juilliard. D'accordo, chiamami, potrei avere lavoro per te l'anno prossimo. Figo, grazie. Tutto fatto. Ecco, vede? Queste sono le mail. Grazie. E queste sono le chiavi. Me le ha spedite lui. Agente, ho... parlato con mio fratello, mi conferma che è tutto vero. Beh, allora buonasera. Mi dispiace di averla spaventata, signora Spengler. Non c'è problema, lei fa il suo lavoro. Buonasera. Sono davvero mortificato. Suo fratello non gliel'ha detto? Gli avevo detto di non dirlo a nessuno, ma non di non dirlo a me.
Beh, poco male. Grazie, lei è molto comprensiva. Non tutti lo sarebbero stati. Oh, le decorazioni. È lei che le ha portate? Ah, sì. Due cosette. Le posso lasciare per suo fratello, se gli piacciono. Oh, no, non credo che sia una buona idea. Charles non sente particolarmente lo spirito natalizio. Oh, non lo sapevo. Bene, allora io mi scuso ancora. Oh, no, la prego. È stata un'avventura. Avrò qualcosa da raccontare quando tornerò a casa. Lei ha davvero un bel carattere, lo sa. Posso chiederle un favore prima che se ne vada? Certo. Sa come si accende il televisore? Le potrò chiedere di andare in bagno. Scherzi, conoscendo Emily vi offrirà anche i biscotti. Strano, non chiude mai la porta. Vabbè, non fa niente, c'è una chiave sul retro. Torno subito. Ma che diavolo succede in questa casa? Emily! Ah! E tu chi sei? Dov'è Emily? Emily, sua figlia a Boston. Emily è andata a sua figlia con Boston. Ehi! Lasciala in pace! Guarda che sfondo la porta! Tranquilli, sto bene! Anche un alfo violento, magnifico! Che diavolo ci fai qui? Di che parli? Io sto... È normale che stia qui! Io devo stare qui, Emily da me, io da lei! Forse non sono chiaro? Scambio di casa, ci siamo scambiate le case! Ok! Che cavolo! Ma chi sei? Non lasciarmi entrare! No! Tu ti fermi! Ti dà fastidio! Sul letto, stai dietro! Calma, stiamo calmi! Posso spiegarvi ogni cosa. Se volete rubare, cominciate dagli addobbi. Il bagno è la prima porta a destra. Andiamo, forza, coraggio. Dove vanno l'elfo e il babbo? Chi sei tu? Che succede qui? Hanno bisogno del bagno e dopo offrirò loro una tazza di caffè prima che riprendano il viaggio. E non preoccuparti perché sono di casa. Ah, scusami. Ah, io sono Faith Kerrigan. Charles Johnson. Schiaccianoci. Ok, Charles. Come vuoi essere chiamato? Chuck? Charlie? Charles. Eccone un altro. Ok, faccio subito. Vuoi una tazza di caffè? No, che no! Quindi lei ha fatto tanta strada mentre sua figlia è andata a Phoenix. Già, volevo farle una sorpresa, ma non ha funzionato, pare. Va bene. Le ho scritto tutto. Questo è per il televisore, il tasto per accendere. Questo è per il DVD e questo è per lo stereo. Quello non mi servirà. E questo accende il caminetto. Wow. Dalle mie parti facciamo le cose alla vecchia maniera, coi fiammiferi. Non penso che ne avrò bisogno. D'accordo, allora non le serve nient'altro? No. Nient'altro, grazie. Le lascio il mio biglietto da visita nel caso avesse bisogno di qualcosa. TechSec. Che cos'è? È la mia società. Protezione e sicurezza del software. Suona misterioso. A dire il vero è molto tecnico e un po' noioso. Beh, suona bene però. È già qualcosa. Ma lei qui... Non conosce nessuno? No. Non conosco anima viva. Beh, senta una cosa. Le andrebbe... Perché... Perché non mi permette di portarla fuori a cena domani? A cena? Sì. Sì, così le suggerisco i posti da vedere se vuol fare un giro turistico. Se non ha altri programmi. No, no. Nessun programma. Allora a cena? Allora a cena. Alle 7? Alle 7. Ci vediamo. Certo.
fammi capire, hai preso un aereo, hai guidato fin qui, in mezzo al nulla, per fare una sorpresa a un'amica? Sì. Beh, sorpresa. Lei non c'è. Tutto a posto? Sì, sto bene. Ah, Emily ti ha fatto i biscotti. Sì, chiunque qui mi ha fatto i biscotti. Ti dispiace? Ho una fame. No, ci mancherebbe, prego, serviti pure. Lei fa dei biscotti fantastici. Beh, buon per lei. Cosa facciamo adesso? Devi provare un biscotto. No, io no, grazie. Sono a posto. Allora, che programmi hai? Il tè è in quel barattolo, qui? Lì sopra. Ah, ti accompagno in albergo? Non c'è un albergo a South Woodburn. E a North Woodburn? Non esiste North Woodburn. E perché la chiamano South Woodburn? Senti, per questa notte uso il letto di Eder e domani prendo un pullman per Seattle. Le tazze sono sulla destra. No, la mia destra. Dentro il mobile. Stavi dicendo che resti qui? Sì, fino a domani. Ok. Sai, il fatto è che sono uno scrittore. Mm. Devo scrivere, chiaro. Ho delle scadenze molto rigide e devo lavorare. Mm. E cosa scrivi? Questo non ha importanza. Sto riscrivendo il mio romanzo, se proprio lo vuoi sapere, ma quello che sto cercando di dirti è che ne non posso già avere... parlato. Penso di no. Sto cercando di dirti che non posso avere distrazioni. Quali distrazioni? Sto andando a letto. E domani, quando mi alzo, scendo giù, mi faccio una tazza di caffè, l'acqua bolle a proposito, e prendo l'autobus. A me non sembra una buona idea. Quindi... Ti faccio paura? Niente affatto. Lo sai che puoi chiudere la porta a chiave? No, non è questo che mi preoccupa. Allora cos'è che ti preoccupa? Io non sono... Chi ha detto che sono preoccupato? Tu l'hai appena detto. No, io... Va bene. Guarda che non ti ucciderò durante la notte per rubarti i biscotti. Grazie, okay? Tante, non sono matto. Allora qual è il problema? Non ci sono problemi. Bene, allora resto. Sul serio, questi biscotti sono deliziosi. Una notte? Una notte. Prendi il primo autobus? Primo autobus. Bene. Chiudi le tende e spegni le luci. Notte, notte. Notte. Non se li merita questi biscotti. Stai scherzando? Non posso crederci. Volevo farti una sorpresa. Allora, buoni propositi per l'anno nuovo. Niente più sorprese. Non hanno funzionato quest'anno. Non ne parliamo. Questo tale Charles è un inguaribile nevrotico. Ah sì? Suo fratello invece sembra molto carino. Lo conosci? Sì. Tra l'altro, stasera mi porta fuori a cena. A cena? Ma è un appuntamento, cioè è un vero appuntamento. Ma non lo so. Credo si senta in colpa per avermi fatta quasi arrestare. Cosa? È una lunga storia. Scusa, devo chiudere. C'è Hemingway in arrivo. Ciao. Ciao. Oh. Ti accompagno. No, sul serio, grazie. Conosco la strada. Li ho 5 minuti. Vuoi una mano? Posso aiutarti? Ce la faccio. Penso di aver capito cosa mi disturba in questa casa. Beh, oltre a tutti quei teschi sui muri. Sì, e che cos'è? Non c'è l'albero di Natale. Ma sì, voglio fare l'albero. E perché? Beh, perché è a Natale, ecco perché. Siamo in mezzo al deserto. Forse potremmo addobbare un cactus. Che ne dici? Va bene, te ne prendo uno piccolo. Questa la lascio qui davanti all'entrata? Sì, perfetto, grazie. Bene. Allora fa buon viaggio. Ti ringrazio. Oh, ma cos'è, uno scherzo? Charles! Che c'è? C'è un autobus alla settimana per Seattle. Sul serio? E sarebbe oggi? No, purtroppo è giovedì.
A Natale. Oh, questa è una catastrofe. È un gran brutto periodo. Come farai? Torniamo da Emily e discutiamone. Cosa? Discuterne? Da Emily? Chas, vuoi aprire, per favore? È sicuro? Va bene. Capisco, grazie. Beh? Tutti gli alberghi entro 50 chilometri sono pieni per le feste. Oh, è pazzesco! Ah, ci sono! Senti, perché non mi porti tu a Seattle? Io posso pagarti la benzina. Sono 300 chilometri andata e ritorno. No, grazie, io devo lavorare. E che cosa mi suggerisci di fare? Autostop? Andiamo, è soltanto fino a Natale. È un'eternità! Devo comprare una pistola. No, aspetta, vado io. Questi bambini sono... Cacciali via! Ciao, bambini. Io sono Sara, lui è Joy. Che piacere di conoscerti, Sara e Joy. Io sono Kate. Vuoi fare un pupazzo di neve? Sembra una cosa molto divertente, certo che voglio. E quel brontolone non vuole giocare? Un secondo, torno subito, va bene? Per oggi non ti daranno nessun fastidio, ho promesso loro che faremo un pupazzo di neve. Bene. Sara mi ha detto che sei stato scontroso ieri. Non sono stato scontroso. Secondo me lo sei stato. Io penso di no. Io penso di sì. A ogni modo io distrarrò i bambini, nessuno verrà a disturbarti, nemmeno io. Non ti accorgerai neanche che sono qui. Su, vai. Scrivi. Vai tu. No, vai tu. No, vai tu. Me ne sto andando. Anch'io. Bene. Bene. Questa sera. Che roba è? Non hai mai visto La vita è meravigliosa? Con James Stewart, l'angelo e... No. È un grande film, io e la mamma lo guardiamo ogni anno. Sì, ma tua madre non è qui, l'hai dimenticato. Ops, è l'abitudine. Ehi, è bello essere qui. Noi due soli. Ehi, Jason! Ciao, Eder! Pensavo che foste a Las Vegas, ciao! Ci hanno invitati a sloggiare. Vi hanno cacciati da Las Vegas? Beh, è una storia lunga. Visto che Phoenix era due ore, vi abbiamo fatto una sorpresa. Bene, come ci avete trovati? È la casa di tuo nonno, stesso cognome, si cerca sull'elenco. Vieni, avvicinati. Sai, non credo che sia un'idea geniale. Io ho promesso a Eder che saremmo stati noi due da soli, su, quindi... Su! Guarda che ho sopportato. Ehi, visto? E dai. Solo per un paio di giorni, va bene? E quanto hai speso? Mi sono fatta un regalino di Natale. Anche se non sai nemmeno se è un vero appuntamento. Già. Però, sai, guardando le donne di qui, mi sono vista un po'... sciattina. E come ti vedi adesso? Direi... diversa. Ma diversa in senso buono, spero. In senso buono, sì. Oh! È lui. Devo andare. Ciao, divertiti. Ciao. Sei splendida. Grazie. Pronta? Certo. Andiamo. Ho dimenticato di chiederti se c'è qualcosa che non mangi o se sei allergica a qualcosa. No, niente allergie e direi che posso mangiare di tutto. Beh, questo è un bene. Thank you.
Hai detto che non mi avresti interrotto. Grazie. Questa è la prima volta nella mia vita che non passo il Natale a South Woodburn. Tutti gli anni lì? Sì, tutti gli anni. Lì sono cresciuta, lì ho studiato e lì ho sposato Frank. Ho insegnato nella stessa classe che frequentavo alle elementari. Che effetto ti fa essere qui? È un po' strano. Invece io lo scorso Natale ero a Messina. Oh, in Sicilia? Mm-hmm. Oh, piazza del Duomo con la fontana. E anche il faro di San Ranieri, l'hai visitato? No, purtroppo. Tu ci sei stata? No, non ci sono stata. Però mi piacciono le riviste sui viaggi. Frank e io dicevamo sempre che una volta in pensione, finalmente liberi, avremmo visto quei posti di cui conoscevo solo le immagini. Era tutto programmato. E poi Frank, invece, una telefonata e un'intera vita. I tuoi programmi, tutto cambiato. Gli ultimi anni immagino siano stati difficili. Sì, e come? E tu? Come passavi il Natale da bambino? Beh, ecco, veramente il Natale non era importante per noi. La mia famiglia era sempre in viaggio, quindi spesso non facevamo neanche l'albero. Ma stai scherzando? No. È terribile. Ma siamo sopravvissuti. Come? Non lo so, io non riesco nemmeno a immaginarlo un Natale senza tutte le cose, cioè le calze, l'albero, i dolci per Babbo Natale, anche se Frank diceva che Babbo Natale preferiva la birra. Ma come si fa senza albero? Cioè, per i bambini non è un po', come dire, non sono affari miei. Sono troppo tradizionalista, credo. Non è un difetto. Scusa, Heather. La richiamo dopo. Non risponde? Beh, magari ha da fare. Cosa vuoi che abbia da fare? E anche a Charles. Salute. Sperando che quell'orso, ora che c'è la tua amica, si sciolga. Ci sono altri dolci e un'altra fetta di torta, se vuoi. Strano, oggi i bambini tacciono. Ho trovato un modo per distrarli. Ah, beh, tante grazie. E grazie per lo spuntino, non dovevi disturbarti. Mi guadagno l'alloggio. A me basta che tu tenga lontani quei mostri. Ma non è che conosci un ristorante dove possa mangiare in pace senza sentirmi augurare buon Natale? Ti dà proprio tanto fastidio. Abbastanza. Sconosciuti che per strada ti dicono buon Natale. Non è normale. Non devi uscire per cena. Ho fatto il pollo. Pollo? No, senti, io non dovevi, sul serio, non voglio. Un pollo intero. Forse è un po' asciutto, sono una cuoca terribile. E ho preparato dell'insalata, così puoi lavorare mentre mangi. Beh, io... Cos'è il tuo dopobarba? Sì. Non male. Quando ho una decisione seria da prendere, faccio una lista dei pro e dei contro. Quanto a vendere la tua attività, i pro mi sembra che vincano stavolta. Nessun contro. Vorrei che fosse così facile. Che c'è di tanto complicato? Fai consulente. Avresti tanto tempo per te. È questo che mi spaventa. Che cosa farei in tutto quel tempo? Tu cosa vorresti fare? Ma sai una cosa? Non ci ho mai pensato veramente. Pensaci allora. Torna nei posti dove sei stato e vedi se ti interessa qualcos'altro oltre al lavoro e alla palestra. Sarebbe facile anche per te. Emily, tu hai le vacanze e invece di leggere riviste di viaggi, prendi un aereo e va a vedere. Non lo so. Cos'è che ti blocca? C'è Heather. Ha 21 anni.
È vero, ma... D'accordo, forse ho paura. Paura di cosa? Non so bene. Lo sai cosa penso? Penso che dovresti uscire e divertirti. Non prendere sempre le distanze da tutto. Ah, questo da uno che è stato in India 4 volte prima di decidersi a visitare il famoso Taj Mahal. D'accordo, d'ora in poi cambierò vita e viaggerò da turista. Rilassato, senza fretta e con tutto il tempo che voglio. Lo diceva anche Frank. Ah, guarda, non sono belli? Tu sei bella. Charles. Posso darti un suggerimento? Su cosa? Spero che non ti arrabbi, ecco. Ho letto i primi capitoli del libro. Cosa? Erano lì sul tavolo. Tu? Erano cosa? Dove? Erano sul tavolo. E se ci lasciassi il portafogli, frugheresti anche lì dentro? Non credevo che fosse top secret. Non è ancora terminato. È proprio per questo che puoi ancora fare dei cambiamenti. Posso? Oh no, che hai fatto? Non volevo rovinarti le pagine. Incredibile. Mi piace tanto la storia. Oh, tante grazie. Sul serio, sono molto presa, solo che... Solo cosa? Samantha, la fidanzata. Che cos'ha Samantha che non va? È una vera strega e mi limito a usare questa parola perché potrei dire di peggio. Ma lei è l'antagonista. È troppo cattiva, ti aspetti che da un momento all'altro prenda a calci un cucciolo. Incredibile. Insomma, se Edward è innamorato di una donna così, fa la figura di un perfetto idiota. Forse era quello che volevo. Una strega è un idiota? Senti un po', ma tu chi sei? Ce l'hai un lavoro? Cosa fai per vivere? Sì, lavoro per un'agenzia che organizza eventi e sono molto soddisfatta. Ma voglio cambiare, a me piacciono le sfide. E allora non sei una scrittrice, io sono uno scrittore. Ma io sono una lettrice. Se avessi comprato il libro l'avrei mollato al terzo capitolo, perché è chiaro come il sole che l'autore le donne non le capisce. E chi le capisce? Come, scusa? Lo sai che questo è esattamente l'atteggiamento di tutti gli uomini? Tutti gli uomini, certo, tutti gli uomini. Ora so con chi ho a che fare, chiaro. Come hai detto? Hai sentito? Come hai detto? Immagino i tuoi consigli a Shakespeare su Macbeth. Senti, William, quella moglie è un po' troppo sgradevole. Non può smetterla di ordire omicidi. Ora sei proprio ridicolo, sai benissimo quello che Samantha, voglio dire. Esattamente come la volevo. Il tuo è un pregiudizio femminista di donna frustrata. E ti informo che mi sono ispirato a una persona che conosco. No. No, ti sei ispirato a una persona che ho, che è un po' diversa. Va bene, sai cosa? Io ho dei problemi seri, molto seri. Ho una pistola alla tempia, devo consegnare il libro. Non mi serve la critica di una che odia gli uomini, organizza eventi e non è competente. Grazie per la cena. Prego. Devo chiederti una cosa. Dimmi. Riguardo alla cena. Mi hai portata fuori perché ti sentivi in colpa per avermi fatta quasi arrestare? Beh, sì. Uomo sincero. Sì, pensavo che avremmo fatto amicizia e non mi avresti denunciato. Puoi rilassarti. Non ti denuncerò. È stato un piacere conoscerti. Magnifica serata. Grazie. Io ringrazio te. Ciao. Ora che abbiamo evitato azioni legali, hai impegni domani? Almeno ti fa un po' la corte dopo tutto quello che hai speso. Già, all'inizio ero spaventata, ma poi, non so, lui... Mi è piaciuto parlare con lui. È gradevole, intelligente. È molto attraente.
E suo fratello? È l'opposto, in ogni senso. Beh, a parte l'aspetto, che non è poi tanto male. E ha un buon profumo. Come lo sai? L'hai annusato. Allora, uscite di nuovo? Ebbene sì, domani. Non so cosa faremo, ma... Emily... Non è pazzesco? Non aveva neanche l'albero di Natale da piccolo. Emily, sai... Lo so, è stata solo una cena, ma... Mi sentivo così... A mio agio insieme a lui. Bene, ma Lo so, sto parlando a ruota libera. No, non è questo. Ti posso dare un consiglio? Quale? Senti, sono proprio felice che tu ti stia divertendo, ma vorrei che ti proteggessi, perché non starai lì per molto tempo. Tornerai qui presto, non te lo dimenticare. D'accordo. Bene. Ciao. Ciao. Così va meglio? Allora, cosa sai di lei? Le referenze erano buone, nessun precedente penale, non preoccuparti. E la casa com'è? Sembra un mercatino di Natale. Perché ti interessa? Curiosità. No, c'è sotto qualcosa, sei strano, che succede? No, non succede nulla, semplicemente l'ho invitata a cena, la trovo carina. Qui sono tutti carini, deve esserci qualcosa nell'acqua. Lei è diversa dalle altre. Tutte quelle che incontro sono donne in carriera col coltello tra i denti. Tipo la sua amica. Come sta andando? C'è di buono che tiene lontani gli scocciatori. E di non buono? Tutto il resto. È carina? È odiosa. Ah, sì. E poi ma è la donna carina. Più aggressiva che abbia mai conosciuto. Ti ho chiesto se è carina, Charles. Ho un'opinione su tutto, è prepotente e dogmatica, sì, è... carina, credo. Già. Adesso sei tu quello strano. Io non sono strano, tu lo sei. Devo andare. Cosa? Ray. Ciao. Ciao. Ti sei messo delle scarpe comode? Allora, cosa vuoi vedere prima? Voglio vedere tutto. Va bene. If I was a snowflake falling, I would follow you. World so loud, a big gray cloud, but we would drift right through. To see how it felt, listen to you singing softly till I finally melt. Come on and string the lights up. Come on outside, let's go and sing along. Let's raise our voices up. Sai che Boston è considerata una delle città dove si mangia meglio? Mi andava un hot dog. Se vuoi andiamo in un posticino caldo a mangiare qualcosa. No, va bene così, mi piace stare fuori. Spero che fare il turista non ti stia annoiando. No, al contrario, non c'ero mai stato in questi posti. Da quanto vivi qui? Da 20 anni. E non sei mai stato un pochino curioso? No, sai una cosa? Questo ti capita solo con la tua città. Lo sanno tutti, per esempio, quelli che vivono a New York non salgono mai in cima all'Empire State Building finché non arriva qualche parente a fargli visita da un'altra città. Che stai cercando? Un fazzoletto. Potevi chiedermelo. Vediamo cosa c'è nella borsa di Mary Poppins. Allora, se io fossi un turista e fossimo a South Woodburn, dove mi porteresti? A North Woodburn? Non esiste North Woodburn. Ma allora, perché la chiamano South Woodburn? Ma non ci ho mai pensato. Andremmo sulle montagne, in canoa, e poi anche a raccogliere bacche in estate e mele in autunno. Oh. E a Natale è magnifico. Natale, concerti, feste. Ti manca, vero? Sì, un po'. Ah, eccoli. Grazie. Vedo che... hai una bella scorta di giocattoli. Ah, questo è niente. È il destino delle maestre. Ti sorprenderesti se svuotassi la borsa. Ah, aspetta. Guarda questo qui. Oh, bello. Fai impazzire i bambini. Fantastico.
volevo disturbarti. Questo l'ho rivisto. Molto meglio. Sarà bello guardare questo film insieme a te. Senti, forse non dovrei chiedertelo, ma come hai fatto a liberarti dei tuoi amici? Ho offerto a tutti consumazioni omaggio per un bar dove eleggono Miss Maglietta Bagnata. Oh, molto natalizio. Ok, spero che ti piaccia il film. Con la mamma lo guardiamo ogni anno a Natale, spegniamo tutte le luci, eccetto quelle dell'albero, mangiamo popcorn, beviamo cioccolata. Heather, vuoi tornare a casa? No. Perché è da tanti mesi che mi ripeti che non vuoi tornare da tua madre per Natale. Ma da quando siamo arrivati qui... Una cosa è quando lei è a casa nostra, ma ora è tutta sola in un'altra città. Lo capirò se decidi di tornare. Non voglio tornare. Ok. Yeah. Come? È in bianco e nero? Tu ci abituerai. Il nuovo inizio è molto meglio. Grazie. Sul serio, non lo dico per gentilezza. Non ho mai avuto dubbi su questo. Ora Samantha viene fuori simpatica, intelligente, con una personalità complessa. Grazie. Sembra scritto da una donna. Cosa? È un complimento. Ma scusa, ma non sembrava. Ti va bene il bianco, se no il rosso... Cosa vuol dire che sembra scritto da una donna? Andiamo, in genere gli uomini non creano personaggi femminili credibili. Sei sicura? È così, non ci riuscite. O vedete le donne come giocattoli erotici o come figure materne. Come dici tu, mamma? È di questo che parlo, siete fantastico degli immaturi. Come riesci a generalizzare, fai di ogni erba un fascio. Non è vero e lo sai, non mi crederai, ma parlo per esperienza. Sarà per questo che odi gli uomini. Io non odio gli uomini, anzi mi piacciono. Certo, non mi piacciono tutti, chiaro. Già, è chiaro, ho da fare. I miei appunti ti hanno aiutato. Perché tu hai fatto un gran cambiamento e il libro va meglio. È una coincidenza? Io non credo. Per me ti hanno aiutato. O no? Sì. Quella è la parte nuova? Sì. Te la porto quando ho finito. Veramente io... Ehi, buongiorno. Allora cosa abbiamo in agenda oggi? Veramente avrei un favore da chiederti. Certo. Sì, sì. Va bene. Devo andare. Ciao, ciao. Scusami. Affari? Sì, sono tutti ansiosi. C'è la chiusura del bilancio. Hai trovato l'albero? Sì, l'ho trovato già da un po'. Gironzolavo. Un po' di nostalgia di casa. Ogni anno mio padre e io andavamo nei boschi e tagliavamo un alberello. Da bambina sei sempre stata in mezzo alla natura, vero? Sì. Poi, quando Heather era piccola, Frank ha deciso di continuare la tradizione. Se l'è portata nei boschi e ha cominciato a segare un albero. E lei si è messa a piangere. Oh. Pensava facesse del male all'albero. E da allora l'abbiamo sempre comprato da un vivaista. Non mi pare che tu stia andando molto avanti. Ma sto pensando.
Bloccato? Non sono bloccato, sto pensando. Sembri un po' bloccato. Non sembro bloccato perché non sono bloccato. E poi come fai a dirlo? Lo so, a riconoscere uno che è bloccato. Ma non lo sono. Senti, lo sai cosa faccio io quando sono bloccato? Non sono bloccato. Mi capita di organizzare 5 eventi per lo stesso cliente. Quindi devo inventare 5 cose diverse e mi inchiodo. Secondo me non c'è cosa peggiore che andare avanti e indietro. Quindi esco, me ne vado in palestra a fare shopping, qualsiasi cosa che possa liberarmi la mente. E poi tac! Si accende la lampadina, fidati, devi provare. Esci, fa qualcosa, libera la mente. Ah, eccoli, devo comprare la pistola. Aspetta. Quei bambini. Me ne occupo io. Buon Natale! Emily ha dimenticato di disdire l'albero di Natale. No. Potremmo metterlo in quell'angolo? No. Ma perché, scusa? Perché non voglio un albero di Natale in questa casa. Perché? Hai un'allergia? No, non ho allergie. È un fatto religioso? Niente di religioso, va bene? Cosa diavolo hai, allora, contro gli alberi di Natale? Senti, non ho voglia di discutere con te. Io sono il padrone di casa qui. Ho un contratto e tu sei una... solamente un'intrusa. Preferisco un ospite. Va bene, fammi almeno spostare il tuo albero di Natale. Ah! Punge. Accidenti, come punge. Ecco, finito. Rozzo, ma economico. Certo che è molto più facile con le forbici dei grandi. Ma prima di Natale, con i bambini che saltano sui muri, devi inventare qualcosa per farli stare calmi. Se trovi una maestra elementare che non sappia addobbare l'albero con meno di $3, allora è una dilettante. Cos'è che ti fa ridere? Tu. Oh. In senso buono. In senso buono. E ora dove lo appendo? Qui, su questo ramo. E poi lo giri intorno. Sono buffa? Emily, devi capire che il Natale per noi è sempre stato un giorno come un altro. Io non facevo l'albero da quando ero bambino in casa di mia zia. In genere ora a Natale sono sempre in qualche albergo. Per un paio d'anni io e Charles l'abbiamo passato con la sua fidanzata e c'era un'atmosfera molto familiare. Charles era fidanzato? Sì, lo è stato per 2 anni. Non ha funzionato, ma finché è durato. Tacchino, regali e tutto l'armamentario. Poi si sono lasciati e abbiamo ricominciato come prima. Cibo cinese e partita in TV? Esatto, ma quest'anno... non lo so, è strano. È la prima volta dopo tanti anni che mi sembra Natale. Accendiamo i motori. 1, 2, 3! Bella discesa! Bloccato, eh? Eh già. Lo date anche a me un disco volante? Oh. Tiragli una palla di neve. Che fate? Ehi, volete un tiro da campione? Ah sì? Volete la guerra? Eccola! Ora vi sistemo io! Continuate, continuate! Ecco dalla stirpe che stermina i bambini con le palle di neve! Avanti, fatevi sotto, piccole bestie! Avrete quello che meritate! Quest'arma è regolarmente denunciata all'Associazione Americana Palle di Neve! Allora vi arrendete? Eh? Sì! È matto quell'uomo? È uno scrittore? Spiegami una cosa. Dimmi. Come hai fatto? Fatto cosa? Beh, sei un uomo di successo, molto brillante, di piacevole compagnia e con tutte queste qualità non ti secca neanche fare i piatti. Come hai fatto ad evitare... il matrimonio? Mm-hmm. Lo so, non sono affari miei, ma sono curiosa. No, va bene. È un vecchio cliché. Sposato con gli affari.
Non è che volessi evitare il matrimonio, anzi, c'è stata una volta una donna che amavo, ma poi, bang, sono dovuto andare in Asia per un paio di mesi. La mia non è una vita che favorisce i rapporti. Se ti piaceva, perché non l'hai portata con te? Può darsi che non mi piacesse abbastanza, dopo tutto. Scusa. Heather. Ciao, mamma. Ciao, tesoro, scusa, ti posso richiamare? Ho un attimo da fare. Un bacio, ciao. Qui c'è qualcosa che non mi quadra. Sentirei... Io devo frenare un attimo. Tutto bene? Sì, sto bene. Sai, vado via fra un paio di giorni. Speravo di no. Beh, devo andare. È solo questo che non va bene? Sì. No. Forse questo può sembrare esagerato, ma mi sento un po' in colpa. Non ha senso, vero? Frank se n'è andato da quasi 3 anni ormai. Ma la ferita è ancora aperta. Non riesco ad andare avanti. Certo, litigavamo, del resto è normale, nel matrimonio può succedere. Ma a parte questo, era fantastico. Eravamo molto felici. E il Natale era veramente una cosa speciale per noi. Mi dispiace di essere così. Non lo so. Ray, questo incontro è un fulmine a ciel sereno. Sarei dovuta essere a casa a fare la casetta di pan pepato ora. E invece sei qui. Sono un po' confusa. Un po' confusa? Che sto dicendo? Sono molto confusa. Hey, Emily, vorrei poterti dire... So cosa provi, ma non posso, non ho mai provato un sentimento così prima d'ora. Lasciati andare, perché ti stai perdendo la cosa più bella della vita. Quello che cerco di dirti, Emily, è che sto cominciando a provarlo proprio ora. Meglio che vada. Mi dispiace. No, non devi. Ti vedo domattina? Spero di sì. Va bene, calmati. Non riesco a calmarmi, mi sento... Mi sento come... non so come, mi sento come una quindicenne. Non sei felice? No. Smettila. Aspetta un secondo, ho un'altra chiamata. Pronto? Ciao, sono Heather, hai sentito la mamma? Ciao, Heather, un attimo. Heather, mi chiede se ti ho sentita. Dille di no e dille che sto bene. D'accordo. Pronto, Heather? Scusami ancora. Cosa devo dirle? No o che stai bene? Dille che sto bene. Lo sai, odio essere tirata in mezzo così. Scusa... Dille solo che sto bene, devo andare e ti chiamo dopo. Pronto, Heather? Senti, tesoro, ti richiamo io tra un attimo. Ehi, tu, continua a seguirmi e chiamo la polizia. Guarda, neanche un post-it. Meglio di un premio Pulitzer. Ho una voglia di sapere come finisce, non è che lui la uccide con atroci torture? Beh, sì, più o meno, ma quella era la prima stesura. Senti, possiamo firmare una tregua per stasera? Stai un po' qui con me. Sai, allora io ero molto felice di vivere qui. Pensavo che sarebbe stato un bel posto per mettere su famiglia. Poi un giorno mio marito ha deciso di trasferirsi. Così lui mi ha portata a vivere in quella strana città. E 3 mesi dopo se n'è andato. Uomini, eh? Già.
Dimmi una cosa, per questa Samantha ti sei ispirato alla tua ex? Ma come... Abbiamo detto che... Come fai a saperlo? Lo so, Ray l'ha detto a Emily e Emily l'ha detto a me. Incredibile. Credo che stia succedendo qualcosa tra quei due. Che hai scoperto? È una sensazione. Tu che senti? Niente di speciale. Ma Ray in genere è... molto serio. Ma adesso è... Adesso è come... È come... Non lo so com'è, ma non sembra Ray. È la stessa cosa che sta succedendo a Emily. Molto strano. Molto, vero? Già. Tu stai evitando l'argomento. Io volevo sapere se per Samantha ti sei ispirato alla tua ex. Sì. Sì, mi sono ispirato alla mia ex fidanzata. Era lei anche il Long Weekend, non è vero? Che ne sai di Long? Io ho ordinato un paio dei tuoi romanzi l'altra sera. Davvero? Davvero. Beh, grazie. È un bellissimo libro. Sì. Parla dei vostri primi momenti, quelli in cui tutto è perfetto. Sì. Credo di sì. Tutto perfetto. Andiamo, ci stanno cacciando. Sì, è tardi. Finirai il tuo libro in tempo? Forse domani. Non vedo l'ora di comprarlo. Te ne manderò una copia. Autografata? Ma certo. Vorrei una dedica personale, non il solito con affetto. Devo fare colpo sui miei amici. Beh, vedrò cosa posso fare. Senti, io ti devo dire che mi sei stata di grandissimo aiuto. E non solo come scacciamostri. Beh, la storia è molto bella. Dovevi ammorbidire Samantha, tutto qui. Non è stato facile. Da quanto tempo è finita con la tua fidanzata? Sono 2 anni domani. Domani è la vigilia di Natale. Sì, sono... Sono tornato a casa e l'ho vista che stava facendo l'albero. E ho pensato, che strano, l'abbiamo già fatto l'albero. Poi mi sono reso conto che lo stava disfacendo. Se ne stava andando e si stava portando via gli addobbi. No, qualcuno me l'ha lasciato. Non quelli belli, quelli economici. Ah, allora è per questo che odi il Natale. Io non odio il Natale in sé. Non voglio che mi faccia ricordare... certe cose. Tutto qui. È questo il problema quando ci sono le feste. Le cose belle sembrano... molto più belle di quello che sono, e quelle brutte sembrano ancora più brutte. Forse presto le cose andranno meglio. Ciao, il nostro volo è oggi pomeriggio. Che vuoi dire? Che tu sei triste senza tua madre e che io non voglio vederti triste. Quindi... Jason, tu non devi... Non ha senso che rientriamo tutti e due, puoi restare. Io non resto senza di te. Va bene, però ora non cominciare a rompere coi sensi di colpa. Non riesco a capirti. Perché? Perché prima sembri il clown della compagnia e poi... d'un tratto sei così dolce. Direi... maturo. Maturo? Ti ringrazio, ma... Non farci l'abitudine, per favore. Facciamo le valigie. Ok. Ehi! Ciao! Ciao, dov'eri? Ho preso qualcosa per cena e visto che vieni da Boston sarà una cena un po' tradizionale. Finito. Finito. Oh, finito! Aragosta. Oh, perfetto. Champagne. Come a un matrimonio. Beh, non stiamo festeggiando soltanto il Natale. Oggi ho preso una decisione. Cioè?
Venderò la mia società molto presto. E cos'è che ti ha fatto decidere? Non voglio più aver paura del futuro. Finora ho cercato la sicurezza. Adesso voglio rischiare. Se mi annoierò, troverò qualcos'altro da fare. Nel frattempo mi divertirò un po'. Mi sembra una bellissima idea. Ah, vuoi aprire il tuo regalo? Ma non dovevi prendermi niente. Perché non dovevo? Certo che ti dovevo prendere qualcosa. No, è che io non ti ho preso niente. Avevo cercato un paio di volte, ma... Vuoi aprire il tuo regalo? No. Lo apro a Natale, dopo mezzanotte. D'accordo. Sicura? Mm-hmm. Va bene. Sicura, sicura? Sicura, sicura. Dato che ormai era stato pagato. È giusto. Allora, le decorazioni sono nel sottoscala. Ok. Va bene. Sì. Fra un'ora sarà Natale. Ciao. Tu devi essere Heather. Ray, mi dispiace tanto. No, Emily. Tua figlia è venuta da molto lontano per stare con te. Direi che sei una madre fortunata. Lo so, però... non è quello che avevo programmato. Ma forse è meglio così. Cosa vuoi dire? Che tu abiti a 3.000 chilometri lontano da qui, che vai via tra qualche giorno, e che è meglio non rendere le cose più complicate di quanto non lo siano già. Sì, forse... forse hai ragione. Ma questo non vuol dire che domani tu non possa... Io sarei fuori posto. Devi passare il Natale insieme a tua figlia. Regalino. Ray. Sono bellissimi. Ho lo scontrino nel caso li volessi cambiare. No, non li voglio cambiare. Mi piacciono molto. Però mi dispiace di non averti preso niente. Emily, ascolta. Tu mi hai regalato il più bel Natale che abbia mai avuto nella mia vita. Grazie. Che sollievo, non mi pare vero di averlo finito. Ora devi lavorare un po' su di lei, il resto va bene. Ho sbattuto la testa contro il muro per mesi. Già, ci voleva uno sguardo diverso. Sì. Femminile. Allo sguardo femminile. Oh. No, io... sì. Senti, Faith, io... Cosa? Non lo so. Cioè... a quanto pare... siamo... tu domani parti e... e? Non lo so. Beh, ecco, insomma, siamo qui. Giusto. Cioè, abitiamo in questa casa insieme e io non vorrei che tu ti sentissi in imbarazzo. Charles. Sì. Adesso smettila di parlare e baciami. Volentieri.
Ciao. Perché non mi hai svegliata? Tesoro, ieri hai fatto un lungo viaggio. Avevi bisogno di riposo. Ti aiuto sempre a fare le crepe a Natale. Fare le crepe? Non c'è la piastra. Però ho i cereali e la frutta. Adori la frutta, vero? Lo so, Jason, ma è sola, non posso. Certo, va bene. Va bene. Sì, ti chiamo io dopo. Ti amo, ciao. Allora, vuoi fare qualcosa? Oggi decorano gli alberi nel parco. Sì, ci siamo andati ieri. Ah. Vuoi andare al cinema? A Natale. Sì, ci va tanta gente. Ma tu vai se vuoi, non voglio bloccarti. Non fa niente. Cosa fa oggi Jason? Giocherà ai videogames e scongelerà burritos probabilmente. Non ti va di invitarlo a pranzo qui? Ci ho provato, ma dice che è a disagio, non vuole disturbare un rito di famiglia. Ray ha detto la stessa cosa. Sul serio? Mm-hmm. Quindi, credo che siamo solo io e te. Che tipo è? Jason? Mm-hmm. Insomma, è un po'... Ti piace molto, vero? Sì, è così. Mi piace veramente. Anche se qualche volta sembra un po' bambino. Sì, tutti sembrano un po' bambini qualche volta. Tesoro, forza, corri subito da lui. Io sto bene. No, sono venuta per stare con te. È Natale. Vieni qui. Ti voglio bene. Anch'io, mamma. Buongiorno. Buongiorno. Perché non mi hai svegliata? Ah, sai, beh, volevo farti una sorpresa. Io stavo cercando, beh, di prepararti la colazione. Dovrò portarla con me, ho l'autobus fra poco. Te n'eri dimenticato? Sì. Sì, infatti. Va bene, allora... Allora... Giusto. Hai l'autobus, ma... Non è che vuoi... Non vorresti restare un altro po'? No, io credo che sia meglio andare. D'accordo, allora andiamo. Prendo le chiavi. Io prendo la valigia. Non ci credo, le hai portate? Ah, è l'abitudine. Ah, ho delle vecchie foto di Natale sul cellulare. Ne ho scansionate alcune. Te le metto su un CD, ok? Sì. Sono molto belle, le stavo riguardando ieri. Sì, le avevo viste a casa. Questa la adoro, ricordo quando l'abbiamo fatta io, te e tesoro, papà. Io... Non vorrei guardarle adesso. Mamma, scusa, non ti volevo intristire. No, stai tranquilla. Tu guardale pure. È importante che... È importante non dimenticare. Ma in questi ultimi giorni forse ho realizzato che per quanto fosse bello, quel periodo non potrà più tornare. E quando guardo le fotografie mi sento così sola. Forse questa strana vigilia di Natale mi ha fatto bene, no? Mi ha aiutata a capire che le cose cambiano e che sono rimasta troppo legata al passato e per troppo tempo. Quindi è ora di rimettermi in gioco. Non avrai problemi di posto. Non è un giorno di grandi partenze. Infatti. Fate, io...
Grazie. Di cosa? Non dimenticare di mandarmi una copia del libro. Sì, certo. Va bene. Cosa fai? Non vorrai sul serio passare il Natale sull'autobus? Certo che no. E perché ci sei salita? Perché pensavo che volevi che me ne andassi. No, io non lo voglio. E perché non me l'hai detto chiaramente? Aspettavo che tu dicessi qualcosa. Tu pensavi davvero che toccasse a me dire qualcosa? Scusa. Posso dirla io una cosa? Mi piacerebbe molto essere a casa a Natale. Sai qual è il regalo che mi piacerebbe più di tutti? Non ricomincerai col pony, non me lo posso permettere. Io vorrei che tu ti facessi bella e che mettessi gli orecchini che ti ha regalato Ray. Voglio che tu sia bellissima e poi voglio che tu vada a cena da lui. No. Perché no? No, perché è Natale? Sì, e per questo Natale faremo delle cose un po' diverse. Eder, non voglio lasciarti sola la notte di Natale. Allora, avrei una proposta. Christmas Ciao. Che Natale sarebbe senza l'albero? Come darti torto? Oh, e abbiamo portato un pranzo cinese. Avete? Mm-hmm. Lui è Jason. Salve, entrate. Buon Natale. Buon Natale. Io porto l'albero. Ce la fai? Sì. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. American angels in the snow, sun goes down and the street lights begin to glow. Ehi, ciao a tutti! Buon Natale! Buon Natale! Finalmente ce l'avete fatta! Come stai? Tutto bene, il bambino ha scalciato come un matto. Fammelo salutare. Ah, che ti avevo detto? Non ha resistito più di 30 secondi senza mettermi la mano sulla pancia. Ehi! Buon Natale! Ciao. Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Non ci crederai, ho decorato l'albero. Infatti, che è successo alla nostra famiglia?